AC Milan! Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti in nuovo video sul canale Lollo, i Milanisti Official. Non posso non iniziare se non ringraziandovi tutti. Ieri sera, nella prima ufficiale, io e Suma sul canale Twitch, è stato un tripudio. Grazie, grazie veramente di cuore a tutti, è stata una figata, a me è piaciuto tantissimo. Ho visto che è piaciuto a tutti, c'è stato qualche problemino lì iniziale, però vabbè, purtroppo non dipendeva da noi. Questo è soltanto un punto d'inizio, adesso piano piano implementeremo nuove cose, miglioreremo la qualità video degli ospiti e di tutto. Comunque raga, piano piano costruiremo una cosa fatta veramente veramente bene, quindi grazie di cuore a tutti. Ieri abbiamo rotto Twitch quando siamo andati in diretta. abbiamo fatto dei numeri spaventosi, ragazzi, spaventosi. Ieri abbiamo di fatto rotto Twitch quando siamo andati in diretta, tra persone collegate, messaggi, follow. È stata veramente una figata totale, raga. Grazie di cuore a tutti. Tra l'altro ci vediamo poi lunedì per l'appuntamento con Luca Serafini. Bene, veniamo a noi con questo video. Allora ragazzi, devo partire subito, prima di andare in sigla, devo parlarvi subito di un giocatore. Sto dicendo una persona. Devo parlarvi subito di un giocatore. Il giocatore si chiama il Re del Nord, il nostro Re del Nord. Ma ve l'ho detto anche ieri nel post partita, ma che razza di giocatore è diventato, ragazzi? Ma che razza di giocatore è diventato? Commenti più gettonati, proprio riferiti al nostro Re del Nord, sono questi. Me li sono segnati. Uno dei primi difetti del nostro giocatore. Parto dalle cose negative, anche se in realtà bisognerebbe partire dalle cose positive. Ma si mette scritto in tantissimi: Lolo, uno dei difetti del nostro Re del Nord, andando proprio a cercare la pulce, no, all'interno della prestazione di ieri. Che raga, la prestazione di ieri del nostro Re del Nord è stata una prestazione da giocatore che può diventare veramente veramente forte, raga. Sto giocatore qua ha veramente tutto, cioè ha corsa, ha tecnica, torna indietro, ha voglia di fare. Grande il nostro Re del Nord, raga. Mi è piaciuto proprio ieri. In alcuni tratti mi è sembrato un altro giocatore che è passato dai colori rossoneri. E vediamo chi di voi indovina a chi assomiglia il Re del Nord. Tra tutti questi pregi, però, ci sono anche dei difetti, mi sono segnato. Le cose che più mi state dicendo è che Lollo, uno dei difetti principali del Re del Nord, è che nei contrasti sembra ancora un po' molle. Ok, accetto questa critica, però la metto da parte, perché comunque fa parte di quel processo di crescita che secondo me tanti giocatori al Milan devono avere. Vi faccio l'esempio di Diaz. Anche Diaz, Brahim Diaz, anche lui sotto alcuni aspetti deve crescere, ma come Tonali sotto alcuni aspetti deve crescere. Ma le basi, ragazzi, le basi di partenza di questo Milan sono delle basi super 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 competitive. Cioè, è un conto se tu parti con delle basi di Bertolacci, per capirci, un conto se tu parti con le basi di Tonali. Cioè, tu Bertolacci, tu da una panda puoi farla diventare una delle pande più veloci del mondo. Ma se tu invece parti con una Formula 1, con una macchina Formula 1, con una Ferrari, puoi portarla a vincere il campionato di Formula 1, per capirci. In questo caso Tonali, Diaz, Oge, ma tantissimi che sale a Makers, Gabbia, perché poi adesso parliamo anche di Gabbia. Sono tutti giocatori che hanno una buonissima base di tecnica e hanno tutti dei pregi e ovviamente hanno dei difetti. Partendo da questi pregi si può costruire una squadra veramente veramente interessante. Io questa mattina, tra l'altro adesso ovviamente non me la sono preparata, quindi devo andare a cercarla, questa mattina ho fatto un post sul mio account Twitter, perché io ho anche un account Twitter, per chi non lo sapesse, che è Lorenzo_Lollo11, e ho scritto una cosa che secondo me è molto molto interessante. Adesso ve la leggo. Ho messo la foto di Brahim Diaz e Oge che si abbracciano e ho scritto: squadra tutti giovani, forti e con voglia di vincere, il futuro sorride alla AC Milan, forza e coraggio sempre. E questo è il punto di partenza, ragazzi. Questo è il punto di partenza importante. Quindi Oge, niente, per concludere, abbiamo dei difetti ma abbiamo anche dei pregi per quanto riguarda il nostro Re del Nord. E uno dei difetti che più mi avete detto era proprio questo, che protegge poco la palla. E invece un altro difetto con cui non sono assolutamente d'accordo, e poi dopo andiamo in sigla perché siamo già arrivati a 4 minuti e mezzo, scusatemi, ma come sempre sono prolisso, mi adatto di più alle live di 2 ore. Un altro difetto che tanti mi avete detto è: Lollo, ma perché cavolo Oge continua ad accentrarsi quando il Milan va in fase offensiva? Raga, l'ho spiegato tante volte, si accentra per lasciare spazio ai due terzini. Quindi questo che tanti hanno identificato come se fosse una cosa negativa, in realtà per quanto riguarda Oge non lo è. Bene, direi che possiamo andare direi che possiamo andare in sigla. Vi chiedo la cortesia di lasciare pollice in su a questo video se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto iscrivetevi al canale per me, ma soprattutto iscrivetevi al canale per il nostro Re del Nord
Oge, andiamo in sigla. Oggi parliamo di... vi parlo di Gabbia, che in realtà avrei dovuto dirlo adesso, ma sono andato lungo. Parliamo di Romagnoli, parliamo del ranking del Milan, molto molto importante, parliamo delle parole di Gazzidis e poi vi parlo ovviamente della notizia, quella più importante di questo video, che è Sergio Ramos. E attenzione, perché secondo me ci sarà da divertirci. 1, 2, 3, sigla! Partiamo subito con la bombetta. Dopo vi parlo delle altre cose, però parto subito con la bombetta post sigla. Ramos vuole lasciare il Real. C'è anche il Milan, titolo di questo video. Secondo Onda Cero, che non ho idea chi sia, il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, è intenzionato a lasciare il club spagnolo e la Spagna. Le offerte però non mancano. Tra queste offerte, una delle più importanti è rappresentata proprio dal nostro AC Milan. Raga, che devi dire? Cioè, che vedevo di per quanto riguarda Sergio Ramos, giocatore incredibile, giocatore con esperienza, è un po' come se fosse il nostro Ibra della difesa nel caso dovesse venire da noi, al di là dell'aspetto economico, che non voglio entrare in questa considerazione. Non so quanto guadagna Sergio Ramos a Real Madrid e non voglio parlarne, io vi parlo soltanto dell'aspetto sportivo. Giocatore che, se dovesse venire da noi, risulterebbe il nostro Ibrahimovic della difesa, ma noi già un Ibrahimovic già ce l'abbiamo della difesa, che è il nostro Kier. Purtroppo Kier, dalle ultime notizie, addirittura qualche soliti giornalisti pessimisti si scrivono che addirittura Kier lo rivedremo poi l'anno prossimo, a gennaio dell'anno prossimo. Io non lo so, magari nella giornata di oggi cerco di fare qualche chiamata ai miei ospiti, avete già capito a chi mi riferisco, e cerco di capire se in realtà l'infortunio è così grave come sembra. Appena so qualcosa, comunque state sicuri che magari nel video di domani poi vi do qualche informazione un po' più certa. Quindi niente, Sergio Ramos, per quanto riguarda il sottoscritto, super super approvato l'eventuale acquisto di Sergio Ramos. Invece, per quanto riguarda la difesa, vi stavo dicendo questa cosa: c'è un giocatore che secondo me è molto molto importante. Leggiamo: Milan, Gabbia in rampa di lancio dopo l'infortunio di Kier. Gabbia è un po' quel giocatore che non lo so, abbiamo criticato anch'io, ragazzi, vi ricordate, comunque avevo fatto dei discorsi nei video passati un po' di mesi fa, che comunque per quanto riguarda il giocatore magari pensavo non fosse ancora pronto. Invece sta quasi passando in sordina quelle che sono le sue prestazioni. Quando entra e gioca. Quando entra e sta in campo, ragazzi, questo è un giocatore che gioca. Fa parte un po' di quella nuova leva, di talenti rossoneri che secondo me, coltivati nel modo giusto, potrebbero venire bene dei grandi, grandi giocatori. Gabbia, infatti ovviamente il parallelo è sempre: Gabbia può diventare un Romagnoli, il Romagnoli ovviamente è il nostro capitano, quindi stiamo parlando di due cose diverse, però Gabbia secondo me ha le carte in regola, un po' il discorso che vi facevo per Oge, magari su due piani diversi. Però per quanto riguarda Gabbia io sono molto 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 contento. Parole invece, sempre difensore, parole invece di Romagnoli, che dice: lo scudetto, il nostro obiettivo è e rimane sempre la Champions. Rimango della mia idea. Io concordo assolutamente con il nostro capitano Romagnoli. Importantissime le sue parole di puntare in alto, perché il Milan, noi siamo il Milan e puntiamo sempre in alto. Poi, evidentemente, bisogna arrivare subito in Champions League. Scusate, un po' di mal di gola oggi. Una volta che siamo arrivati in Champions League, poi vediamo dove ci porterà la marea nei nostri risultati. Però bisogna iniziare a mettere in banca, nella nostra banca rossonera, dobbiamo iniziare a mettere quel che è il nostro primo obiettivo, cioè andare in Champions League, almeno al quarto posto. Poi dopo avremo tempo e tutto, guarderemo magari più avanti. Milan, che adesso vediamo se la mia voce mi regge, se no vi devo salutare. Milan, che aggiornamento oggi dell'UEFA, il Milan è salito al... aspettate che non c'è più. Milan bene in Europa, conclude la... non mi ricordo più in che... ah no, eccolo lì, aspettate, vediamo, devo cercarlo, raga. 19, 20, Atalanta... Milan al 57... siamo al 57esimo posto con 26.000 punti. Diciamo che passare da qualche anno fa, in cui eravamo tra i primi tre posti, stabilmente tra i primi tre posti, essere al 57esimo, purtroppo è figlio degli ultimi 10 anni.
in cui abbiamo fatto molto molto male. Però in ottica di miglioramento di quello che è il club, di quelle che sono le nostre posizioni, arrivano le parole del nostro amministratore delegato Gazidis, che dice che il Milan si merita un nuovo stadio. Questo Milan fatto di giovani, Milan fatto di giovani interessanti, si merita uno stadio all'altezza di quelli che probabilmente saranno i risultati del Milan. Quindi parole molto importanti del nostro amministratore delegato. Tra i nomi che sono usciti eventualmente, che cui il Milan potrebbe interessare, ho letto anche Khedira. L'ho lasciata alla fine, ragazzi, sta roba. Cioè, onestamente, non lo so, fatemi sapere qua sotto. Per me Khedira è un no, cioè, non me ne voglia Khedira, ma cioè per me è un no. Cioè, per me, se vogliamo andare a prendere qualcuno da mettere lì che sia affidabile e tutto, mi vado a prendere sicuramente altri profili. Anche perché comunque si dice che Khedira in questo momento guadagni 6 milioni di euro e chiederebbe eventualmente per al Milan un contratto biennale a 6 milioni di euro con opzione per il terzo. Ci bevo sopra, raga. Non è vero, è vuota. Ci bevo sopra con la tazza ufficiale del Milan. Dai ragazzi, allora vi saluto, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate un po' di tutti questi discorsi che abbiamo fatto oggi. Come sempre è stato un piacere tenervi compagnia per questi 10-11 minuti. Ci vediamo domani sabato, sì, vi ricordo che domani ci sarà il format. Scusi, una domanda, dove voi potete venire sul mio account Instagram, che è Lorenzo_LoloMusic, e niente, farmi le domande lì e poi io nel video domani pomeriggio vi risponderò a tutti. Invece per quanto riguarda le live, forse facciamo una live questa sera, mia, non la live del Milan, facciamo una live questa sera qua sul canale YouTube con Twitch, ma devo capire un po' col bambino se riesco a farla. Comunque, come sempre, rimanete sintonizzati sui miei social, che vi metto a conoscenza se la facciamo o meno. Scusate, come dico sempre, i doveri da papà arrivano sempre prima di tutto. Un saluto a tutti ragazzi, un bacio enorme, forza Milan, ma soprattutto vada via il Kiel Inter. Ciao!